Dal 23 marzo al 2 aprile in prima nazionale, il fenomeno Laplan, lo strano caso del capo indiano fascista, nuova produzione di Fondazione Luzzatti Teatro della Tosse dal testo di Maurizio Patella, finalista al premio Shakespeare Isnau 2021 e al premio Riccione per il teatro 2021, che vede proseguire la collaborazione artistica del regista Emanuele Conte con Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi, dopo la fortunata esperienza dello spettacolo arte. Il fenomeno Laplan è un racconto a più voci, in cui i tre attori si scambiano le parti in un cabaret futurista elettronico, dando vita a una narrazione collettiva in un momento cruciale della nostra storia. Il contesto è quello dell'Italia del 1924, dopo il sequestro del deputato socialista Giacomo Matteotti, e in questo ambito, in questo contesto storico, si inserisce l'arrivo di un personaggio particolare. Ricordiamo che si tratta tra l'altro di una storia vera. È un incrocio incredibile di storie, perché proprio mentre viene rapito Giacomo Matteotti, che era un deputato socialista e uno, diciamo, dei capi del socialismo italiano, della sinistra, proprio in quel momento arriva in Italia questo personaggio emblematico, un bizzarro capo pelle rossa, e che si presenta un po' come un uomo forte, nello stesso momento di Mussolini, nello stesso momento di Gabriele D'Annunzio. Abbiamo, diciamo, un incrocio pazzesco di storie, e dalle quali poi ci saranno degli snodi che ci toccheranno da vicino. Come si articola la storia? Dunque, la storia ha due vicende parallele, per l'appunto quella del Cervo Bianco, questo capo indiano pelle rossa, che arriva in Italia e parte in tournée e tocca con un piroscafo varie città costiere italiane, fino a colto da bagni di folla. Lui lancia denaro dai balconi, è idolatrato, adorato dalle donne, e vuole fare un'alleanza tra italiani e pelle rossa e portare persino il fascismo tra i pelle rossa, i pelle rossa in camicia nera. E contemporaneamente ci sono le indagini del sequestro di Matteotti. Tra l'altro è un contesto storico veramente importante per la nostra storia, della storia d'Italia, perché quello è stato l'unico momento in cui il regime fascista ha rischiato veramente di cadere, dopodiché... Beh sì, la cosa che lascia davvero, almeno a me personalmente, a bocca aperta, è che tutti quanti davano al fascismo le ore contate. Tutti dicevano tanto 3 mesi, crolla Mussolini, crolla il fascismo, e tutto questo clima di violenza si stempererà e tornerà alla normalità. E a forza di aspettare questi 3 mesi dopo i quali sarebbe dovuto cambiare tutto, in effetti è cambiato tutto, perché Mussolini, invece di smarcarsi del delitto Matteotti, ha preso il potere e l'Italia è diventata regime senza neanche rendersene conto. Un testo per quest'opera per nulla convenzionale, qual è stata la chiave di lettura dal punto di vista della regia di questo spettacolo? Maurizio Patella ci ha messo in mano un materiale molto interessante, ma anche molto complesso, perché è scritto come un flusso di parole, con grandissima ironia. Quello che ci ha conquistato è proprio la capacità di parlare di temi anche molto importanti con una grande leggerezza. È un po' il nostro pane, il nostro modo di fare teatro, quindi appena io ho letto questo testo me ne sono innamorato, e con i tre attori con i quali abbiamo messo in scena Art, che è in tournée da 3 anni, che ha un successo pazzesco, abbiamo pensato che potesse essere un materiale diverso, completamente diverso dal testo della Resa, per cimentarci in un cabaret futurista elettronico, perché ci sono le musiche di Filo Q, che ha messo in scena una forma molto contemporanea, ma abbiamo usato il futurismo come chiave invece visiva. Ci sono questi tre personaggi in scena che sembrano, che sono il verde, il bianco e il rosso, quindi questo testo, questa messa in scena è anche un po' una voglia di esplorare questo patriottismo dopo eretta, che è questo nazionalismo dopo eretta che anima il nostro paese in determinati momenti storici. Prima della prima nazionale dello spettacolo qui al Teatro della Tosse ci sarà una dimostrazione musicale. Sì, ci sarà un piccolo concerto, e questo è un piccolo regalo che mi ha fatto il Teatro della Tosse per darmi l'occasione di presentare il primo singolo che è uscito venerdì, che si chiama Così Sottile, di un album che uscirà nei prossimi mesi e che sarà il mio primo album edito per Pioggia Rossa Dischi e prodotto da Raffaele Rebaudengo e Filo Q. Che genere fai? È un genere molto cantautorale e i miei pezzi nascono chitarra e voce, ed è così che li ascolteremo giovedì.
Però appunto sono stati poi vestiti di un vestito un pochino più orchestrale grazie appunto alla produzione di Raffaele Baudengo degli New Quartet e di Filo Cu, che tra l'altro cura anche le musiche dello spettacolo.